Salmo 5. Al direttore del coro per strumenti a fiato. Salmo di Davide. Porgi l'orecchio alle mie parole, o Signore. Sii attento ai miei sospiri. Odi il mio grido d'aiuto, o mio Re, mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera. O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce, al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno. Poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà, presso di te il male non trova dimora. Quelli che si vantano non resteranno davanti agli occhi tuoi. Tu detesti tutti gli operatori di iniquità. Tu farai perire i bugiardi. Il Signore disprezza l'uomo sanguinario e disonesto. Ma io, per la tua grande bontà, potrò entrare nella tua casa. Rivolto al tuo trono, tempio santo, adorerò con timore. O Signore, guidami con la tua giustizia a causa dei miei nemici, che io veda dritta davanti a me la tua via, poiché nella loro bocca non c'è sincerità, il loro cuore è pieno di malizia, la loro gola è un sepolcro aperto, lusingano con la loro lingua. Condannali, o Dio, non riescono nei loro propositi. Scacciali per tutti i loro misfatti, poiché si sono ribellati a te. Si rallegrano tutti quelli che in te confidano. Manderanno grida di gioia per sempre. Tu li proteggerai. Quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te, perché tu, o Signore, benedirai il giusto come lo scudo, lo circonderai con il tuo favore. Padre, nel nome del nostro Signore Cristo Gesù, facciamo appello alla tua bontà e alla tua santità. Abbiamo questa viva speranza nella fede che noi abbiamo in te, che tu, per la tua grande bontà, Signore, benedirà la nostra vita in questo tempo così difficile che noi stiamo vivendo. Signore, noi preghiamo per il mondo, noi preghiamo per l'Italia, noi preghiamo per le nostre famiglie, affinché, Signore, tu ci possa salvare, possa fare giustizia, possa guidare i nostri passi. Signore, noi questa giornata, noi la dedichiamo a te, ti preghiamo che tu ci possa guidare, possa dirigere i nostri passi, possa tu, Signore, guidare verso la tua giustizia. Signore, noi non confidiamo nell'uomo, noi confidiamo in te, nel nome di Gesù. Amen. Alba Nuova, da lunedì al venerdì dalle 7 del mattino. Tempo di preghiera. Invia le tue richieste di preghiera al pastore Nicodemo Fabiano sul suo WhatsApp 340-237-9339. Noi pregheremo insieme. Io pregherò per te nell'amore e nella potenza di Cristo Gesù per avere comunione con Lui. Alba Nuova, puoi partecipare nella piattaforma di YouTube, youtube.com/nicodemof o Facebook, Alba Nuova Preghiera. Tutti i giorni dalle 7 del mattino, da lunedì al venerdì. Se non hai mai pregato, se non sai come pregare, vieni a pregare. Noi pregheremo nel nome di Gesù. Alba Nuova, potenza nella preghiera. Metti un like e condividi. Partecipa con noi. Dio ti benedica nel nome di Gesù.